Kawasaki per il 2013 presenta tre novità, una di queste è la Z800. È una moto che è completamente diversa dallo Z750, è l'evoluzione di una moto che ha avuto molto successo. Lo Z750 è stata la moto più venduta in Italia. Lo Z800 ricalca il family feeling di questo 750, chiaramente aumentando, variando l'immagine, aumentando l'aggressività dello stile, soprattutto nella parte anteriore e comunque nelle plastiche, nella carenatura fino al posteriore. È cambiata anche dentro, non solo per la cilindrata, incrementata fino a 806 cc, grazie a un alesaggio diverso, ma anche in diverse altre parti del motore per renderlo più fluibile, con una migliore erogazione soprattutto ai medi bassi regimi, in modo da dare una guida divertente in montagna e su strade tortuose. È cambiata anche la ciclistica, anche questa è più reattiva grazie a un telaio principale più rigido e un diverso settaggio delle sospensioni, più freni diversi e altri particolari volti anche questi appunto a aumentare il divertimento della guida. Lo Z800 è presentato in due versioni, una versione full power da 113 cavalli e una versione invece a 70 kW che può essere depotenziata a 35 per la guida dei neopatentati. Lo Z800 viene presentato esattamente 40 anni dopo la presentazione del mitico Z1 Kawasaki. È stata una moto a quei tempi di rottura che veramente ha rappresentato un passo avanti nella storia della moto, e successivamente allo Z900 sono susseguite tutta una serie di Z, lo Z1000, lo Z1003 6 cilindri, molte altre di questa dinastia che hanno creato un po' la storia del nostro marchio. Quest'anno, oltre allo Z800, presentiamo anche una Concept, è una moto basata ovviamente sullo stile, che in futuro potrebbe avere anche, chissà, una realizzazione pratica. Chiaramente vi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook e il nostro sito kawasaki.it.